questo RG Tour sta andando alla grandissima. L'affluenza è stata importante, è stata veramente notevole, non ce l'aspettavamo. Le altre date sono state stupende, proprio una bella interazione col pubblico, la gente si è divertita, la cosa principale è sempre quella. Grande divertimento, questo anche da parte di noi che suoniamo. Continua a variare e questo fa sì che lo spettacolo non può essere sempre speculare agli altri eventi. Spero che vada tutto alla grande e che non facciamo cappelle, che è fondamentale. È bello, è un'esperienza. È uno spettacolo che ovviamente catalizza una grande attenzione perché ci sono molti chitarristi che suonano tra l'altro generi diversi e quindi portano pubblici diversi, accomunati però ovviamente dalla passione per la chitarra. È una chitarra molto trasversale, secondo me, il pubblico segue un po' questo aspetto. Trovi 15 anni, 18 anni, così come trovi 30 anni, 35 anni e anche più su. Questa è una cosa che fa estremamente piacere e che fa capire che la RG è uno strumento evergreen. Può essere classy, aggressiva e poi è semplicemente stupenda, cioè le suoni e ti innamori. È proprio incredibile sentire da ognuno di noi uscire delle sonorità così uniche, ok? È raro secondo me per uno strumento, insomma. Il bello di questo tour è come coesistano queste varie personalità. Trovi la gente ovviamente che è venuta a vedere chitarrista rock, ma segue e apprezza anche magari il rock gente di rap salati. Questo non può far altro che doppiamente piacere. Cioè prendi l'irruenza di Marco Angeli, il suono Marco pulito Angeli è fantastico. Il suono pulito di Marco, la follia di Gianni, poi ti arrivano gli ospiti e poi c'è Cesaro che fa giustamente il direttore d'orchestra, perché intanto dice ragazzi, cioè però bisogna farlo così, effettivamente tutti i torti non ce li ha. Ma più che direttore d'orchestra era maestro elementare, nel senso che cerco di dare un po' di ordine perché c'è un po' di, come dire, di disordine, si fa troppo baccano. L'accorgimento più difficile in questo, una nota di plauso va al buon e al grande Cesaro, che è un'esperienza sconfinata. Allora bisogna tenere le mani ferme quando si è così tanti, cioè pensare che se tutti si suona la ritmica così viene fuori un'orgiona chitarristica di cui alla fine non è contento nessuno. Il suono sicuramente è difficile da gestire quando ci sono sette chitarre, quindi bisogna essere anche abbastanza bravi a capire quando e come suonare. Nessuno deborda, ecco, nessuno fa delle cose eccessive, sono tutti molto attenti e sensibili, questo è contagioso in maniera positiva ovviamente. Quanti musicisti affermati, però la cosa che mi è piaciuta è proprio che sono anche a livello umano comunque delle persone speciali e questo si vede anche nella loro musica. Sembra una famiglia, sono come fratelli, ci si sta bene. Beh, abbiamo scoperto di essere fondamentalmente tutti una banda di disgraziati maledetti, come direbbe Leo Banzi. Beh, fuori dal palco è uno spasso. Uno si immagina che si dica, in realtà si parla molto meno di chitarra di quanto si potrebbe immaginare. Tra noi chitarristi parliamo un po' di tutto fuorché di chitarra, invece no, parliamo solo di chitarra. Nel mondo della chitarra e dei chitarristi che è un po' arcini, un po' pieno di invidie, di rancori, eccetera, mi aspettavo magari qualche difficoltà, invece c'è grande coesione e voglia di divertirsi. Devo dire che la cosa importante è che nessuno lo fa la prima volta. No, questa è una sarebbe stato un inferno. Allora, questo invece dobbiamo proprio dire, perché anzi si cerca di collaborare, il cavo, ma la struttura come era, no, ma fai tu. Questa invidia e guerra tra i chitarristi qua. No. Ma non è per essere retorico, veramente non c'è. Non qui, sicuramente non qui. Sono sincerissimo. SHG stiamo pensando di fare qualcosa di esclusivo perché è un grande show, una grande fiera e quindi vogliamo portare un set più potente. E saremo ancora lì a inondarvi di notte.
praticamente chi scende sotto il 64esimo viene espulso dalla squadra dell'RG. Ci vediamo SHG, venite a fare casino con noi. Ciao a tutti i lettori e ragazzi di Accordo, grazie ragazzi, grazie di esserci. Bacio a tutti, ci vediamo presto. Milano, 18-19 novembre, SHG. Non l'avevamo provata, eravamo un po' jazz, ma va benissimo così.